bella Italia per raccontarle appunto soprattutto all'estero. Il bianco per me nel tiro d'esame è proprio una tela su cui andare poi a costruire tutti gli interni, quindi una base neutra su cui andare a mettere tante note di colore. Seguendo anche un po' la psicologia del colore, a cui sono molto appassionata anche proprio per gli interni, il verde è proprio quel colore che riequilibra tutte le nostre energie. Sia nella natura lo troviamo spesso, ma anche riportarlo negli interni con anche, con dei piccoli oggetti può ridarci appunto il benessere. Tutta la palette cromatica, per cui faccio fatica a scegliere un colore preciso. Penso che riuscire a bilanciare tante tonalità, non molto sature, ma molto pastellose, molto tenue, sia proprio l'accordo perfetto per riuscire ad avere un po' tutto lo spettro cromatico.